Direttore, edizione 2019 del Premio Nonnino è una edizione dedicata a dei personaggi importanti, anche per il territorio. Cosa si aspetta da questa giornata? Mi aspetto intanto un riconoscimento ai nostri buoni vini, oltre che alle nostre buone grappe, questo è un tratto dell'eccellenza del premio di quest'anno. E poi sottolineo anche che quest'anno si parla anche di informazione, di libertà e di democrazia, secondo me più che nelle altre occasioni, e questo è sicuramente un buon viatico per il premio. Qual è il suo rapporto con i prodotti, Nonnino? Le piace degustare qualcosa? Devo confessare che la cosa che mi è piaciuta di più ultimamente sono i cioccolatini, che sono ripieni peraltro di prodotti Nonnino, e devo dire che quelli mi hanno davvero catturato. Secondo lei il futuro del premio Nonnino quale potrebbe essere? Io credo che insistere sui temi della difesa del territorio da un lato e della difesa della democrazia dall'altro sia il futuro, la linea è tracciata e credo che si andrà avanti in quella direzione.